Lavoro a tempo determinato, DL87 del 2018 per badanti e colf. In Italia non ci sono grandi vincoli alla chiusura del rapporto di collaborazione domestica. La badante, insomma, può essere licenziata in qualunque momento. Quindi è generalmente usato il contratto a tempo indeterminato. Può servire un contratto a temporaneo in casi come la sostituzione della badante per malattia, o in maternità o in infortunio, la sostituzione di lavoratori in ferie, l'assistenza a persona non autosufficiente e ricoverate. Il contratto a tempo determinato di solito può durare 12 mesi e può essere rinnovato al massimo 4 volte, ognuna di 12 mesi. In condizioni particolari, DL87-2018 può durare sino a 24 mesi, con 4 rinnovi di 24 mesi. Il lavoro a tempo determinato, se dura più di 12 giorni, richiede un contratto scritto, altrimenti la sua scadenza non ha valore. Ricordiamo che l'articolo del contratto dei lavoratori domestici che tratta l'assunzione a tempo determinato è l'articolo 7.